Segretario, la questione socialista dopo Bertinoro. Innanzitutto la questione socialista sta venendo sempre più al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, a prescindere anche da Bertinoro. Bertinoro è stato un evento, una tappa, però anche se non ci fosse stato Bertinoro, questa centralità di questo problema verrebbe aumentando. La ragione principale resta quella che l'ha messa in moto, cioè resta la vicenda dei postcomunisti, la scelta del Partito Democratico, la necessità che hanno per andare nella direzione di questo fantomatico Partito Democratico di saltare a pie pari la tappa e l'approdo socialista, la difficoltà nel riuscire in qualche modo a inquadrare il rapporto con i postdemocristiani della Margherita, appunto riferendosi a quella che noi chiamiamo la normalità europea. E questo naturalmente per contrasto, visto che sono i giorni delle assemblee di sezione dei DS, per contrasto accende sempre di più i riflettori non solo dei socialisti o dei potenziali socialisti, ma dell'opinione pubblica tutta sulla questione socialista. E naturalmente per quello che riguarda il nostro campo, la tappa che dobbiamo attendere, e che è una tappa decisiva, è questo congresso dello SDI. Boselli ha convocato un congresso, ha detto con chiarezza che cosa si attende da questo congresso, cioè una risposta negativa rispetto al Partito Democratico e una scelta chiara a favore della identità socialista e della questione socialista. Ha proposto questa cosiddetta costituente. Naturalmente bisogna aspettare l'esito di questo congresso, perché noi non sappiamo, non dico come andrà, penso che vincerà Boselli, però il fatto stesso che non ci siano due o più mozioni in quel congresso non è un segno di forza per Boselli, è un segno di debolezza, perché vuol dire che una parte dello SDI si appresta a una sorta di scissione silenziosa, che noi ci auguriamo la più contenuta possibile, ma dal cui evolvere, dalla cui dinamica dipende tutta la vicenda successiva, così come in queste stesse settimane vedremo come andrà il congresso del DS, perché sentiamo parlare addirittura della possibilità che le due mozioni di minoranza non partecipino al congresso, che anticipino una sorta di scelta divergente che nessuno si augura e che però cambierebbe molto il quadro. Ecco, quelli più tranquilli siamo noi del nuovo PSI, che abbiamo detto con chiarezza quali sono le nostre posizioni e che riusciamo a coniugare la scelta dell'autonomia e la scelta della centralità della questione socialista. Però perché il processo possa andare avanti occorrono chiarezza di posizioni anche dei nostri potenziali interlocutori, a partire da questa questione decisiva della legge elettorale. Noi e anche altri amici, per esempio i Turci e i suoi amici della Rosa del Pugno, siamo con chiarezza per la legge elettorale la tedesca, perché essa è anche un modo di dire di no a questo bipolarismo bastardo. Boselli, non capisco perché, su questo è incerto o peggio addirittura, potrebbe addirittura accettare una formula elettorale legata allo schema del bipolarismo. Questo sarebbe un grosso problema e quindi noi ci auguriamo che non solo Boselli ma lo SDI ci ripensi. C'è anche un altro evento che sta attirando l'attenzione degli osservatori politici in Europa ed è la successione al presidente Chirac. Sembra che ormai i candidati siano tre. C'è questo, quello che sembrerebbe essere prendere il posto dell'outsider, del terzo incomodo, questo Bayrou. Lei crede che questo potrà avere un'influenza sul dibattito politico italiano, considerando che Bayrou fa parte in Europa dello stesso gruppo di Francesco Rutelli? Non solo per quello, credo che avrà una grossa influenza sul dibattito politico di tutta l'Europa e quindi anche italiana, e per una ragione di fondo, perché visto che in Italia il tema è come andare oltre questo bipolarismo bastardo, tutti coloro che non vogliono andare oltre, quasi sempre per ragioni non nobili di potere, perché sono stati beneficiari, cioè il paese ha sofferto per questo bipolarismo bastardo e non è stato governato per 15 anni, ma gruppi politici di destra e di sinistra ne hanno goduto e quindi ovviamente fanno e faranno di tutto per evitare che si vada oltre. E l'argomento principale che essi portano è appunto la validità del bipolarismo, la come si può dire, caratteristica di normalità europea di questo schema bipolare, e quindi considerano tutto ciò che devia da questo
bipolarismo come in qualche modo un ritorno all'indietro, un ritorno al peggio e così via. La realtà è che l'esempio francese sta dimostrando l'esatto opposto, cioè il sistema politico, istituzionale, elettorale francese è il più bipolare possibile, perché tra l'altro è bipolare per una ragione di fondo, perché c'è un Presidente della Repubblica, un potere esecutivo che viene scelto con elezione diretta, quindi alla fine al ballottaggio vanno in due e quindi inevitabilmente i francesi devono scegliere tra due. Ebbene, in questo sistema, fino a ieri, fino alle ultime elezioni, quelle Chirac-Le Pen per intendersi, quando una parte dell'opinione pubblica francese non si ritrovava nei due principali contendenti, quelli che personificavano il funzionamento normale dello schema bipolare, quello di destra e quello di sinistra, come si può dire, avevano la possibilità di esprimere il loro dissenso, il loro malcontento, e lo hanno fatto anche in maniera consistente. Il caso di Le Pen 5 anni fa ne è una prova evidente: Le Pen è andato al ballottaggio, ha preso il 18% dei voti, però queste posizioni di dissenso avvenivano esattamente secondo lo schema bipolare a destra e a sinistra, all'estrema destra e all'estrema sinistra, 18% Le Pen con l'estrema destra, l'11% i candidati trotskisti all'estrema sinistra, e questo diceva, ecco il bipolarismo che funziona. Questa volta il candidato che, come dire, raccoglie le insoddisfazioni dei cittadini rispetto ai due candidati principali o alle due opzioni principali è un candidato di centro, e la dice lunga. Se addirittura potesse arrivare al ballottaggio, direbbe, sarebbe la fine della cosiddetta normalità bipolare della politica europea, e probabilmente bisognerebbe prendere atto che la normalità europea in questo periodo storico, per ragioni che sarebbero anche facilmente comprensibili, è esattamente nell'altra direzione, è nella direzione delle grandi coalizioni che non a caso, guarda un po', governano la Germania, governano l'Austria, governano l'Olanda e potrebbero addirittura con Bayrou prendere il potere in un paese come la Francia. Questo avrà effetti, come si può dire, fulminei anche sull'opinione pubblica italiana, che essa è pronta a capire questo, ma ne è impedita da questa alleanza devastante di gruppi politici che fanno solo l'interesse e non quello del paese, e di mass media, come si dice, complici di questi gruppi politici in questi anni, che tentano a tutti i costi di continuare a raccontare la storia dell'orso dell'assoluta normalità del bipolarismo. In una battuta, segretario, il concordato? Il concordato ovviamente va mantenuto. In un paese come l'Italia non è ancora giunto un livello di maturazione tale da poter fare a meno di un sistema di regole che regoli la convivenza dello Stato e della Chiesa. Grazie, onorevole. Grazie.